Buonasera a tutti, eccomi qua per una review on the road. È tantissimo tempo che non faccio una review di questo tipo, anche perché non mi era più capitato di mettere alla prova un prodotto che dovesse dare risultati in pochissimo tempo. Quindi sono molto contenta di essere tornata con una review di questo tipo, un po' meno contenta perché la review riguarda un prodotto per le unghie, il Mavala Scientific. Allora, le unghie sono una costante insieme alla palpebra cadente dei miei video nel corso degli anni. Ogni tanto poi c'è poco da fare, torno con il discorso unghie. Quest'anno sono riuscita a tenerle un pochino più belle per un periodo più lungo, però non c'è niente da fare. È arrivato l'autunno, oggi è il 13 novembre, martedì 13 novembre, e la situazione è di nuovo critica. Prima ha cominciato un'unghia, poi un'altra, e adesso non c'è niente da fare. Con l'autunno, con l'arrivo dell'inverno, per quanto io le tenga idratate costantemente, si sfaldano e non c'è niente da fare. Per cui questa volta voglio provare un altro prodotto di cui ho sentito meraviglie. A dirla proprio tutta, il Mavala Scientific è stato il primo prodotto che mi è stato consigliato secoli fa da Olga, me lo ricordo benissimo, ciao Olga, come un ottimo prodotto per lo sfaldamento delle unghie. All'epoca non l'avevo trovato subito, per cui ero passata ad altri prodotti, da lì la saga di varie cose naturali e non che ho provato sulle mie unghie. Per cui diciamo che questo è un ritorno un pochino alle origini. Allora, dunque, io non so se esistano due diversi packaging di questo prodotto, perché io lo ricordavo in barattolino, erano circa 5 ml e costava sui 12, 13, 15 euro, ricordo vagamente, che già era abbastanza caro. O questo è un autentico sproposito. Questo ha il suo applicatore, ripeto, non so se esistano le due versioni, io ho soltanto trovato questo nello stand Mavala dell'OVS dove sono andata l'altro giorno, che è fatto a praticamente a penna. Questo è il prodotto, questo è il suo pennino, e di colore, ragazzi, avete pazienza, questo è quello che passa al convento, la luce che passa al convento, comunque è verdognolo, profuma di fresco, vago profumo di menta. Questo, in base alle istruzioni che non mi sono portata dietro, con un'applicazione settimanale di Mavala Scientific sulla punta delle unghie, le stesse diventeranno più dure e resistenti. Importante proteggere le cuticole ed il contorno delle unghie prima dell'uso con una crema grassa. Contiene il 4,5%, cioè non è poco, di formaldeide. Allora, il consiglio che danno le istruzioni è appunto quello di passarlo sull'unghia un paio di volte a settimana, di lasciarlo asciugare, dopodiché applicare sopra una base e uno smalto affinché duri di più, insomma, per la sua migliore efficacia. Questo dicono le istruzioni. Per cui io proverò stasera, non so quando ci rivedremo, perché insomma, fra un tot di applicazioni ci rivedremo, e applicherò sopra questo, perché sono andata all'OVS e non potevo non passare dallo stand di Essence, scusate, ed era tanto che volevo provare un ProVite, e ho scelto questo qua rosé, così. Poi magari voi mi direte: ah, ma come, non hai sentito tutte le recensioni? Un'autentica schifezza. E per tutti quelli che me l'hanno consigliato, ho preso anche il gel trasparente per le sopracciglia, ma l'ho provato soltanto una volta fino adesso, quindi insomma non sono grata di dare giudizi. L'unica cosa che posso dire è che questo è completamente trasparente, mentre quello di Kiko è leggermente giallognolo. Allora, le unghie ve le devo far vedere, sennò voi che razza di review on the road è questa? Allora, cominciamo dalla mano destra. Allora, i pollici sono quelli peggio sistemati, come sempre. Non so se siano perché siano più... Ovviamente non si vede benissimo. Provo ad alzarmi. Ecco qua. Allora, questo è si è rotto, si è tagliato in questo punto qua. Non si vede in questo momento perché, lo vedete in controluce, ho applicato uno dei cerottini per evitare, insomma, che si disturba completamente. Comunque il pollice è messo molto male. L'indice è messo un pochino meglio, il medio è sfaldato, le ho molto corte, oggi martedì ho fatto la manicure sabato sera, però come vedete sono sfaldate nonostante siano molto corte.
questa inizia a sfaldarsi, non si vede perché l'ho rasata, beh, per modo di dire, insomma, l'ho limata fino al limite. Il mignolo invece è a posto. Per quanto riguarda la mano sinistra, abbiamo sempre la situazione disgraziata del pollice che si è tagliato in maniera orizzontale. Mi è stato anche consigliato un altro tipo di prodotto, ma non sono ancora riuscita a reperirlo. Vedete, sì, anzi, comincia proprio anche a sfaldarsi da questo lato. Quest'unghia mal ridotte soltanto perché sopra avevo applicato un cerottino, però volendo mettere il Mavala, sempre uno dei cerottini di Essence, ho dovuto toglierlo. Indice sfaldato, nonostante sia cortissimo. Medio, più o meno, situazione quasi accettabile, quasi accettabile. Anulare a posto. Mignolo a posto. Allora, ci rivedremo fra qualche applicazione e vi dirò come stanno andando le cose. Ciao! Ciao a tutti, domenica 25 novembre e sono qua dai miei per quello che vedete questa location un po' particolare. Cosa mi sono dimenticata di dire l'altra volta del Mavala? Mi sono dimenticata di dire il prezzo. Ho detto che era uno sproposito, ma non l'ho precisato. Io l'ho pagato 21 euro. Carissimo. Per, spero, qui c'è scritto 3,5 ml di prodotto, ma io in realtà spero che la quantità del prodotto presente sia quella che c'è scritta all'interno, cioè qua sopra, dove dice che sono 4,5 ml di prodotto. In ogni caso costa carissimo. L'altra cosa che non vi ho detto è che dovrebbe andare ad agire sui tre strati dell'unghia, quindi bisognerebbe metterlo soltanto nella parte superiore per andare proprio a rafforzare i tre strati che compongono l'unghia e andarli a saldare. Allora, io ho fatto 4 applicazioni, 2 mettendo successivamente lo smalto come da istruzioni e 2 invece senza mettere lo smalto. L'ho fatto circa 3 giorni di distanza l'una dall'altra, diciamo un paio di volte a settimana, quindi insomma ogni 3 giorni mi è sembrato una giusta distanza. E sopra ho messo, appunto vi dicevo, 2 volte lo smalto, tra l'altro visto che avevamo parlato di questo smalto, non è un granché. Primo, non è che sia Grand Pro White, ma giustamente essendo rosa, questo ci dovevo arrivare pure da sola. Però non si autolivella bene, quindi penso che lo utilizzerò poi quest'estate per le unghie dei piedi, dove cerco sempre delle cose un po' così, un po' passepartout. Allora, ho fatto la manicure qualche giorno fa, la devo rifare stasera, quindi in questo momento le mie unghie sono più o meno lunghe. E devo dire che non è che siano proprio migliorate tantissimo. Cominciamo dalla mano destra. Allora, il pollice, dunque, era rotto qua a fianco. In realtà adesso non è più rotto. Questi segni che vedete sono quelli dei cerottini della Essence che avevo messo, che poi ogni tanto è davvero difficile poi togliere. Allora, tutto sommato il pollice un po' è migliorato. Indice. Lo vedete da soli. Medio. Anulare. Mignolo, che è a posto. Mano sinistra. Beh, il pollice è sempre in queste condizioni tristi, lo sapete. Continuo a cercare di mettere i cerottini, però sembra che non ne voglia sapere. Indice. Medio. Anulare. Mignolo. Allora, non è che la situazione sia migliorata, non è peggiorata, il che tutto sommato è notevole, perché io quest'ultima settimana in cui scioccamente non ho messo lo smalto, ho avuto una settimana piuttosto pesante al mio telefono, piuttosto pesante al lavoro. Io l'ho già detto alcune volte, lavoro in un archivio, quindi sono in mezzo a scatole, scatoloni, faldoni, in mezzo a tanta polvere, apri la scatola, chiudi la scatola, apri il faldone, chiudi il faldone, metti, prendi, appoggi, eccetera, per cui le mani sono, insomma, hanno anche degli stress non indifferenti, soprattutto sono a contatto con molta polvere, eccetera eccetera, e quindi poteva andarmi decisamente peggio. Invece tutto sommato non è successo. Mi fossi messa lo smalto sarebbe andata sicuramente meglio, perché è vero che sì, da una parte lo smalto non le fa respirare,
ma dall'altra parte le protegge. Allora, ci rivediamo di nuovo fra qualche applicazione e vedremo come prosegue la storia del Mavala Scientific. Ciao! Ciao a tutti, oggi è l'11 dicembre e sono nuovamente qui per il rapporto Mavala. Allora, dall'ultima volta che ci siamo visti l'ho applicato altre 6 volte, quindi un totale di 11 applicazioni. L'ho applicato così sovente perché se mettevo lo smalto rispettavo i 3 giorni, se invece non mettevo lo smalto lo applicavo tutte le sere. Allora, adesso guardiamo a che punto siamo, cominciando dalla mano destra. Allora, la mano destra, questo è il pollice, che per qualche giorno mi ha illusa di essere guarito, in realtà adesso ricomincia nuovamente a dare segni di cedimento. L'indice, che invece mi sembra che tutto sommato stia bene, più o meno, si era proprio tolto un pezzo qua, però non ha più continuato a sfaldarsi. Il medio, che invece come vedete dà ancora non va bene. L'anulare, che invece mi sembra che tutto sommato stia bene. E il mignolino, che invece si è tranciato di brutto e quindi era cortissimo e ancora adesso non è cresciuto molto. Qui non ho tolto bene lo smalto che avevo. Mano sinistra, pollice. Beh, il pollice è sempre in quello stato pietoso. Noi un po' se, ecco, che vedete. Però qua, la divisione qua, si è un po' rimarginata. Quindi spero, insomma, continuando a tenerlo corto e continuando a mettere, questi sono i cerottini varie, si è anche tagliato da qua, forse l'ho già tagliato anche l'altra volta, che sta crescendo. Adesso vado a rimettere i cerottini. Indice, medio, anulare e mignolo. Allora, a me sembra che poco per volta stia funzionando. Comunque farò ancora un prossimo step e poi ci vediamo per il giudizio finale. Ciao! Ciao a tutti, oggi è il 24 dicembre e sono qui per quello che penso sia il penultimo step di questa review on the road sul Mavala Scientific. Nell'ultima volta che ci siamo visti l'ho dato per altre 6 volte, per cui adesso siamo un totale di 16 applicazioni. Non sono stata così precisa nel darlo ogni 3 giorni se avevo lo smalto, perché praticamente una settimana ho tenuto lo smalto per 5 giorni di fila, però quando non avevo lo smalto l'ho sempre messo regolarmente. Allora, cominciamo dalla mano destra. Allora, questo è il pollice, come vedete ancora un piccolo problemino. Indice, che a me pare a posto. Medio, anulare, qui invece mi sono portata via un pezzo con i denti, mignolo, mano sinistra, pollice. Allora, devo dire che questo è uno delle, il pollice è quello che mi dà più soddisfazione, perché finalmente, nonostante, vabbè, ovviamente la tengo sempre cortissima, questo taglio si sta poco per volta rinsaldando, nel senso che prima continuava ad aprirsi mentre adesso no, per cui conto insomma che ritorni presto ad avere un pollice normale. Indice, medio, anulare, mignolo. Aspetto a dare il responso definitivo, però francamente sono contenta di questo prodotto. Ciao! Allora, siamo un po' alla resa dei conti di questa review on the road. Allora, sono 2 mesi che utilizzo il Mavala Scientific. Ho cominciato il 13 novembre e oggi è il 19 gennaio, quindi praticamente sono 2 mesi. L'ho applicato per un totale di 25 volte, perché dall'ultima volta che ci siamo visti l'ho ancora messo 9 volte. Allora, anche questa volta non sono stata precisa nel metterlo ogni 3 giorni se avevo lo smalto, perché mi è capitato di mettere lo smalto senza aver messo sotto il Mavala, perché me l'ero dimenticato. Comunque, andiamo a vedere il risultato. Allora, cominciamo sempre dalla mano destra. Allora, questo è il pollice, che va abbastanza bene, è un po' rotto da questo lato, non so se riesco a farvelo vedere. Indice e medio, leggermente, ma proprio una cosa da niente. Anulare e mignolo, che non riesco a mettere a fuoco. Comunque
è a posto. La mano sinistra, allora la mano sinistra, qui abbiamo sempre il discorso del pollice che è rovinato, però poco per volta si sta saldando, forse stavolta ce la faccio. Questi qui che vedete sono sempre pezzi di cerottini che metto e poi non sempre vengono via come si deve, quindi pollice. Allora, l'indice ha avuto un incidente, nel senso che si sfaldano molto meno le unghie, però continuano a tagliarsi e quindi qui era proprio presa ed è proprio venuto via il pezzo, quindi è così. Infatti vedete, il medio è a posto, l'anulare è a posto, il mignolo è a posto, però vedete che mi si sta di nuovo iniziando un taglio lì e quindi devo correre immediatamente ai ripari col cerottino di Essence. Allora, facendo un riassunto, il prodotto mi è piaciuto e devo dire che mi sono trovata bene. Insomma, in 2 mesi non ho mai messo così sovente lo smalto come quest'anno, un po' perché lo richiedeva il prodotto e un po' perché proprio potevo metterlo, nel senso che vedevo che comunque le mie unghie si sfaldavano molto meno, quindi insomma io sono soddisfatta del prodotto. In 2 mesi certo non sono guarite, questo è vero, perché continuano ancora tutte quante, se non è una e l'altra, e se non è tagliata e sfaldata, qualcosa c'è sempre, però insomma rispetto agli altri anni sono decisamente contenta, quindi personalmente mi sento di promuoverla. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!